gli ho scritto una cosa che non è un vero concerto per pianoforte e orchestra nel senso, come dire, più plateale o più virtuosistico del termine, ma è certamente un pezzo dove il rapporto dello strumento con il linguaggio contemporaneo diventa più intenso e più espressivo in qualche modo. Penso che né io né Maurizio siamo interessati all'aspetto esteriore del concerto, non ci interessa il concerto come affermazione dell'esteriorità, dell'esibizione, della bravura, ci interessa invece l'intensità del rapporto fra il pianoforte e l'orchestra, fra il pianoforte e la sua tradizione, fra il compositore e l'esecutore e fra tutte queste cose, compresa l'orchestra e il pubblico. Senz'altro difficile, però non lo considero fra le cose più difficili scritte per la tastiera. Ha una tecnica del tutto sua. Sciarrino ha un modo. Io ho anche suonato la quinta sonata di Sciarrino. Sciarrino ha composto 5 sonate e ha una scrittura pianistica personale del tutto originale, con un senso dello strumento, con un senso soprattutto della sonorità dello strumento. È interessante rendersi conto come oggi ancora sia possibile da questo strumento tanto usato nella storia dei grandi compositori, sia possibile da questo strumento trovare ancora nuovi suoni. Questo avviene nei compositori contemporanei, no? Fa piacere per un pianista la coscienza che questo strumento eccita ancora la fantasia dei compositori e dà dei risultati che hanno un carattere di novità e di originalità. Esempio di un'audience piuttosto vasta, perché la Luna è una delle maggiori sale di Londra, piena. Recitativo a scoro by Salvatore Sciarrino. Ci sono varie considerazioni, vari elementi da tenere presente.
La musica, come in generale le arti, la scienza, tutte le cose nel XX secolo hanno avuto uno sviluppo gigantesco. Il linguaggio è mutato man mano che mutavano tutte le situazioni della vita dell'uomo, semplicemente. E questo è un dato di fatto. Per me ritrovo l'interesse praticamente solo in musica che ha accettato questa sfida di rinnovamento del linguaggio. Quindi è un giudizio a posteriori, non a priori, che do. Non penso che sia perfettamente corretto dire la musica è assolutamente necessario che la musica sia nuova per essere grande, però di fatto, almeno questa è la mia impressione, nel nostro secolo la musica non esiste grande musica che non sia anche veramente portatrice di un grande rinnovamento sul piano del linguaggio.